Bentrovati amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Iniziamo insieme la giornata, oggi è venerdì 9 agosto 2024, stiamo entrando nel pieno delle ferie, ebbene anche nel periodo di riposo, anzi a maggior ragione nel periodo di riposo, una buona lettura dei giornali è il modo, è il modo migliore per iniziare la giornata e noi così facciamo anche oggi. Allora, passiamo sempre attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi. Eccola la santa, è una santa molto molto vicino a noi, una santa importante e forse non molto conosciuta, è Santa Teresa Benedetta della Croce, il nome che assunse da religiosa ma in realtà si chiamava Edith Stein, era polacca e pensate morì ad Auschwitz, lei era ebrea, era ebrea, si convertì al cattolicesimo dopo aver letto un libro su Santa Teresa d'Avila, una delle mistiche più importanti di Spagna eh, del Rinascimento. Ebbene eh, abbracciò la regola carmelitana e, e durante la sua vita compì tante tante opere di bene. Purtroppo visse in un periodo molto molto oscuro per quanto riguarda gli ebrei, lei stessa era ebrea nonostante che si fosse ovviamente convertita al cristianesimo eh, e fu, fu um, imprigionata dai tedeschi, lei era in polacca, dicevo comunque viveva in Polonia e quando i tedeschi invasero la Polonia lei fu imprigionata e fu mandata ad Auschwitz. E qui purtroppo entrò nelle camere a gas fino all'ultimo. Cercò di sollevare eh, il terrore, le paure delle sue compagne di prigionia e poi morì santificando lei, se stessa, ma anche le altre. E, e fu santificata da Papa Waitila l'11 ottobre del 1998 e fu anche proclamata patrona d'Europa. Questa è Santa Teresa Benedetta della Croce. Allora vediamo anche le previsioni del tempo, in modo da introdurre nel migliore dei modi la giornata, e vediamo che oggi sulle marche eh, si è così formalizzata una stabilità prevalente, con temperature ancora in ascesa, ancora molto alte, tra i 34 e i 36 gradi. Isolata variabilità pomeridiana, però, sui sibillini. Il mare è calmo, la temperatura minima 21, gradi. i venti sulle coste da est nord-est, così come nell'entroterra. Vediamo anche che il sole è sorto alle 6.03 e tramonterà alle 2022. Ed ora apriamo il resto del carlino e vediamo l'articolo di apertura. Riguarda un tema uh, così, che dovrebbe coinvolgere un po' tutta la città di Fano perché lunedì prossimo 12 agosto si ricorderà in maniera uh, istituzionale la visita di Papa Uetila nel 1984, quando Papa Uetila mi tenne stretta la mano e uno dei ricordi più cari eh, di. Un testimone di un testimone. Lo vediamo qui in questa fotografia di un testimone che partecipò, fu presente a questa straordinaria visita. Il comune organizza le celebrazioni intanto sfilano i ricordi dei pescatori. Allora diciamo subito che lunedì prossimo 12 ottobre ricorre il quarantesimo anniversario della visita di Papa Uitila a Fano e l'amministrazione comunale vuole ricordare questo evento con una cerimonia, con delle iniziative che si svolgeranno nel luogo più rappresentativo di questa visita, ovvero l'ex anfiteatro Rastatt. Lì al mattino ci sarà una messa che sarà celebrata alle 6.30 e poi altre iniziative a sera. Intanto diciamo che il ricordo del Papa, il pesce azzurro, sia a pranzo che a cena, ha organizzato eh, così un'iniziativa promozionale, ma è un'iniziativa anche che si intona con le celebrazioni della città. Ebbene, tutto il menù servito allora dal Papa verrà riproposto dal pesce azzurro al prezzo di 10 euro, quindi veramente un prezzo promozionale. E poi alla sera. Alla sera verranno riproposte sempre nella zona dell'ex anfiteatro le immagini di quel giorno memorabile. Ci saranno i racconti dei testimoni e tutto è stato organizzato dal consigliere comunale Luciano Cecchini, ex presidente della Carnevalesca, e anche dal giornalista, ex direttore di Fano TV, Marco Ferri. L'iniziativa è stata comunque presentata ieri in conferenza stampa dal sindaco Luca Serfilippi e dall'assessore ai grandi eventi questo fu veramente un grande evento Alberto Santorelli. Passiamo ad altro argomento. Centro Alzheimer, parte il progetto e dopo tutto il clima che si è, così, che si è creato, Attorno all'esigenza di questa struttura finalmente si parte in termini esecutivi. Nei giorni scorsi ci sono state le dichiarazioni dell'assessore alla sanità, assessore regionale Salta Martini, c'è stata ancora la mozione presentata. Dalla consigliera regionale Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle che ha riproposto una iniziativa attuata a suo tempo dall'attuale sindaco Luca Serfilippi, quando era consigliere regionale, e quindi oggi il eh, presidente della Fondazione Carifano eh, Giorgio Gragnola passa ai termini esecutivi dando affidamento dando incarico ad un progettista di realizzare il nuovo centro residenziale. Sappiamo che già la fondazione è stata l'artefice del centro Margherita, che è un centro diurno, ma ora si vuole fare qualcosa di più, si vuole realizzare un centro residenziale in modo che le famiglie siano veramente sollevate da questo uh, peso, che è un peso molto gravoso, dell'assistenza ai loro congiunti. L'annuncio di Gragnola, commissionata la struttura residenziale per i malati. Ed ora eh, parliamo di un argomento di stagione. L'estate è la stagione dei matrimoni. E a Fano i matrimoni, ovviamente, continuano a celebrarsi, eh, anche se insomma le famiglie non sono più unite come una volta voglia di dire sì, boom di matrimoni, intitola Il resto del Carlino e spunta l'abito da sposa a noleggio. Ebbene, eh, è una eh, prassi questa che coinvolge in modo particolare eh, chi si sposa per la seconda volta e quindi ha già indossato a suo tempo l'abito bianco, magari l'ha custodito nel, nel maglio di casa, e le, soprattutto le trentenni, quelli non più giovanissimi, ma oggigiorno ci si sposa molto molto. Tardi, più tardi diciamo almeno rispetto ai tempi passati, quando magari i giovani si sposavano a 21, 22, 23, 24 anni. E questa è l'idea di un commerciante fanese. Ci cercano soprattutto le trentenni e le donne alle seconde nozze, prezzi da 500 euro in su. Intanto per il rito civile vanno forte la chiesa di San Francesco e Villa Giulia, L'amministrazione comunale ha indicato i posti dove si possono celebrare i matrimoni civili. Innanzitutto eh, ha la prevalenza la Sala della Concordia, ma vanno forte, dicevo, anche la Chiesa Meravigliosa di San Francesco e Villa Giulia è un, eh, una villa di tipo napoleonico che si trova eh, nei pressi di Gimarra. Un solo matrimonio si è tenuto anche alla Rocca Malatestiana, mentre sono in programma uh, tre cerimonie al Teatro della Fortuna e uno nella spiaggia di Torrette. La scelta però è qui, in questo caso è sicuramente condizionata dai costi, perché insomma non è, eh, non è così molto leggero eh, sposarsi in questi luoghi. Quello che costa meno è la Sala della Concordia, che va da 100 a 150 euro. Però, insomma, chi vuole sposarsi nella chiesa di San Francesco deve pagare 650 euro, mentre il top, quello che costa di più, è il rito in spiaggia, dove serve da un minimo di 800 fino a un massimo di 1000 euro. Molti, almeno 50 l'anno, tra aprile e ottobre, scelgono invece Villa Giulia e sono spesso degli stranieri, addirittura vengono dalla Olanda, dalla Germania, dalla Gran Bretagna, ma anche dagli Stati Uniti e addirittura dal Giappone, sono le coppie che per il dire il loro sì, scelgono o fanno. E questo nella fotografia è, una foto, è un abito da sposa eh, che viene dato a noleggio, eh, da, noleggio appunto da questo venditore, da questo commerciante fanese. Ieri è stata presentata anche la prossima edizione del Paese dei Balocchi, una edizione speciale perché è la ventesima, quindi un anniversario particolarmente importante che rende questa, questo evento ancora più, eh, diciamo, più rappresentativo di quello che fanno la città dei bambini. Domenico Iannacone sarà il sindaco del Paese dei Balocchi. E oltre al giornalista d'inchiesta, sarà cittadino onorario l'atleta olimpico, paraolimpico Fabrizio Macchi. L'iniziativa si svolge dal 17 al 20 agosto. Sarà caratterizzata dal tema, di dall'esempio, diciamo meglio, di chi ha fatto una virata coraggiosa per rilanciare la propria vita, che ha avuto dei momenti di problematici, diciamo, così de, de, degli eventi eh, difficili da affrontare, ebbene li ha affrontati e poi è ripartito da zero, ma è ripartito con la grande voglia di ritornare a quello che era prima e questo appunto è uno degli esempi più importanti dei temi affrontati dal paese dei Balocchi, un programma molto articolato dove c'è divertimento, giochi per tanti bambini, dove si ricrea la fiaba di Pinocchio eh, con la balena, la casa di Geppetto, eh, l'orto dei miracoli e via dicendo, ma dove ci sono anche tanti punti di riferimento quali un vivere sano, una gastronomia adatta per i bambini, una gastronomia salutare. Una, un invito a rispettare l'ambiente, insomma questi principi che sono le, diciamo così, le basi eh, del vivere civile di oggi, quelle appunto positive. Veniamo ora alle altre notizie, pure le medie al Palazzo Calcinelli, sarà un parcheggio per studenti, ebbene è un tema che viene affrontato in termini critici dalla minoranza di Colli al Metauro, vogliono affittare la sede dell'aste. Trasferirci gli uffici comunali e liberare la delegazione di Saltara per i ragazzi, ma fino a quando chiede appunto la minoranza. Il comune ha offerto all'Aste 19.000 euro all'anno per prendere in affitto la vecchia sede del distretto vicino alla chiesa. Insomma, questo è un po' il punto eh, che viene discusso dalla minoranza. A Urbino. A Urbino un problema di sanità emerge, lo, lo, lo fa emergere, anzi, Miriam Borioni eh, che lamenta criticità nella sanità delle marche, una delle criticità di cui parliamo abitualmente nella nostra rassegna stampa, non posso portare mio marito in un ospedale così lontano. Lo dice Miriam Bo eh, Borioni, ex infermiera urbinate a seguito del marito al quale è stata prescritta una visita urologica urgente. Dovrebbe andare a farsi visitare, pensate, a San Benedetto del Tronto, insomma all'estremo eh, sud delle marche, mentre noi siamo dalla parte nord. E come facciamo? Come può un anziano non autonomo nel trasporto essere trattato al pari di qualsiasi altro utente? Chi lo porta? A San Benedetto del Tronto? Sono gli interrogativi che solleva Miriam Borioni. Siamo delusi e arrabbiati e non sappiamo come fare. Borioni, la cui vita lavorativa da infermiera è trascorsa nell'ambiente, è molto legata al tema sanitario e quindi ha sollevato, così in difesa di tante altre persone che non hanno voce, un problema che è veramente reale e contingente. Vediamo un altro articolo, siamo a Carpegna. Vediamo uno dei palazzi più rappresentativi della nostra provincia, quella dei principi di Carpegna, un palazzo costruito nel 1674 voluto da un cardinale che rappresentava la casata che governò dalla fine del XII secolo al 1819. Ricordo e presenza si incrociano ora in un incontro domenica prossima alle 17 nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi di Carpegna. Si celebrano infatti il principe Francesco Maria di Carpegna a Falconieri, che quest'anno avrebbe compiuto cent'anni. E beh, insomma, è una ricorrenza che dà l'occasione di parlare di questa antica casata che pochi conoscono se non ovviamente i residenti del luogo. Vediamo anche l'apertura dedicata dal resto del Carlino sulla pagina di Pesaro. Uh, è un fatto terribile di cronaca che è accaduto a Tavuglia. Regolamento di conti, la lite, poi le coltellate. Muore un giovane papà. Tre gli arresti. Tre albanesi sono stati i protagonisti di questa vicenda, eh, tra cui anche la vittima. Un, uh, un 37enne raggiunto dai fendenti dai fendenti dalle coltellate. Uno di questi fendenti è stato uh, fatale. Infatti l'uomo è morto. Eh, si tratta di un 37enne albanese che è stato ucciso mercoledì per un regolamento di conti. La vittima si chiama Dritan Idrizi e con precedenti per droga. Idrizzi sarebbe solo uno dei cognomi con i quali conosciuto dalle forze dell'ordine in passato, nei precedenti giudiziari, secondo le ricostruzioni investigative, avrebbe infatti eh, avuto altri nomi, altri, eh, altre denominazioni. L'omicida è reo confesso, è stato arrestato insieme a due connazionali, si tratta di Artur Cerria, 37 anni commerciante ed è in stato di fermo difeso dall'avvocato Matteo Mattioli con l'accusa di omicidio mentre Quedari Gili, 28 anni, cameriere, e Admir Sciosciari, meccanico di 54 anni di San Giovanni Marignano sono stati arrestati per lesioni gravi, insomma una lite, una lite furiosa che è finita purtroppo con un omicidio. Ermione, parliamo del Roff, ovviamente, il capolavoro dimenticato, Mariotti, il direttore d'orchestra, il giovane direttore d'orchestra, Michele Mariotti e Rossini, troppo avanti, per questo l'opera non fu capita ai suoi tempi. Il direttore d'orchestra interviene sull'opera meno compresa del Cigno di Pesaro, sul palco questa sera la star Bartori e... Juan Diego Flores, uno dei cantanti più amati del Rof pesarese e forse uno dei più rappresentativi. E poi vediamo anche un altro articolo che eh, viene pubblicato dal resto del Carlino sul Rof, il Rof che verrà Le Anticipazioni, il Tocco di Pesaro per l'Italiana. Ebbene, il secondo appuntamento dei Rossini Talks è anche quello per svelare il programma del ROF del 2025, non è ancora finito quello del 2024 che già gli organizzatori sono proiettati al prossimo anno. Ebbene una delle chicche eh, che è stata annunciata, confermata da Florez, eh, è quella di tre titoli operistici con due nuove produzioni e una ripresa. Allora inaugurerà il festival il 10 agosto. Una nuova produzione di Zelmira, e poi abbiamo Il Moisè e Faraon, e poi ancora L'italiana in Algeri. Insomma, veramente sono delle grandi opere che eh, vengono riproposte. Intanto ah, c'è anche la recensione di Bianca e Fagliero, l'opera che ha introdotto, l'edizione del Roffe di quest'anno: quattro ore, ma sembrano anche di più. Regia un po' stravagante, direzione perfetta. Ma noiosa, dicono qualche critica, bocciato pure l'auditorium. Insomma, eh, gli esperti non sono teneri quando poi si tratta, mentre poi coloro che amano la lirica appassionatamente hanno apprezzato un po' tutto, ma gli esperti hanno così sondato e hanno messo i puntini sulle. Mucillagini, mucillagini è il problema di quest'estate, non è molto agevole fare il bagno, le mucillagini sono in superficie, sono nel fondo del mare, camminare si scivola, mucillagini è l'attacco, ma il turismo resiste e aiuti per i pescatori. Gli albergatori al momento non registrano disdette collegate al fenomeno, il Comune ha scritto alla Regione chiedendo risarcimenti per la categoria. Eh, insomma, si cerca di eh, correre ai ripari per questo fenomeno che è tipico dell'estate. Bene, abbiamo visto un po' una panoramica degli articoli pubblicati dal resto del Carlino, ora passiamo al Corriere Adriatico dove vediamo che c'è in apertura l'esito di un incontro che si è svolto proprio in questi giorni tra il Comitato del Centro Storico e la Giunta Fanese. Si è parlato soprattutto di sicurezza, di viabilità e di quiete pubblica. Ecco le priorità del Centro Storico. Sono state queste le istanze che il Comitato, che rappresenta eh, la componente residenziale del Centro Storico, il Centro Storico ha in sé diverse funzioni. È un po' il nucleo eh, rappresentativo della città di Fano, quindi attira abitanti residenti di tanti altri quartieri, di tante altre frazioni, però insomma c'è un nucleo residenziale che deve essere tutelato. Ebbene, sono questi eh, residenti che magari eh, subiscono un po' di più gli effetti eh, di una... Eh, di un'apertura del centro storico a tutto il resto della città, problemi di viabilità, problemi di parcheggio, problemi di emissioni sonore, in modo particolare d'estate perché il centro storico è il luogo privilegiato per concerti, manifestazioni. Ieri si è svolto in maniera molto, molto aperta, molto bella, in gir per fan, eh, tutto si è svolto nella regola. Eh, una grande. Eh, eh, marea di giovani soprattutto eh, è affluita nel centro storico, eh, ha girato per tutta la città andando a, a scoprire i punti dove erano eh, i, i diciamo così, gazebo, dove erano eh, i box dove venivano serviti i cibi eh, e questo ha reso ancora più animato un centro storico, ma tutto si è contenuto nei limiti delle regole. Allora, ehm, il sindaco in questo caso è stato lodato per la sua disponibilità e soprattutto ha detto che presto eh, interverrà sulle modifiche della ZTL per dare ancora più possibilità di parcheggio ai residenti. Commissionato il progetto per il centro Alzheimer, abbiamo qui la foto di Giorgio Gragnola che ha annunciato la commissione di questo progetto e poi a 40 anni dalla visita di Papa Oetila alla grande festa che coinvolge tutta la città. Ne abbiamo parlato, segnatevi l'appuntamento per lunedì prossimo. E poi ieri è stata presentata un'iniziativa culturale di indubbio successo, il bel canto ritrovato, strappati dall'oblio Rossi e Vaccai. Ebbene, ci sono dei compositori marchigiani, che nel 1800, nella prima parte del 1800, hanno ottenuto un grande successo. Le loro opere sono state allestite eh, alla scala di Milano, hanno avuto tante tante repliche, ma poi la storia ha fatto loro un brutto scherzo, li ha dimenticati. Ebbene il Belcanto ritrovato un'iniziativa che viene organizzata. Con impegno dalla Orchestra Sinfonica Rossini, ripropone i brani di questi grandi, questi grandi musicisti e sono oh, opere che coinvolgono diverse città: Fano, Urbino, Pesaro e Fermignano. A Fano ci sarà l'allestimento di un'opera che non è stata più rappresentata dal 1800, quindi sarà un nuovo debutto in tempi moderni. Si tratta di un'opera uh, di Rossi, i, i, che è il, il musicista uh, che è nato a Macerata, Lauro Rossi. Il 24 agosto alle ore 21 al Teatro della Fortuna sarà rappresentata uh, questa opera uh, che parla di una casa particolare dove vengono fatti, dove ci sono fantasmi, insomma, una cosa un po' giocosa. Uh, un po' burlesca, uh, però insomma molto, la musica innanzitutto è molto bella, quindi coloro che amano la lirica possono tranquillamente vedere questa primizia, questa ciliegia sulla torta che viene riproposta dopo 200 anni. E allora uh, poi ci sono anche tanti altri concerti che vengono realizzati a Pesaro sul balcone di Casa Rossini. Eh, a casa Vaccai dove viene ri riscoperto Nicola Vaccai, un compositore che, che verrà rievocato il 21 agosto nella stessa casa e poi anche a Urbino, a, a, a Fermignano, insomma dei concerti che eh, fino a settembre eh, corre ehm, diciamo così, daranno un qualcosa in più alle iniziative culturali del mese di agosto. Siamo in conclusione, vediamo anche il titolo che appare sul Corriere per quanto riguarda il Paese dei Balocchi. Le virate coraggiose della vita. E il tema appunto di questa edizione: I vent'anni del Paese dei Balocchi il tema della festa che incoronerà il sindaco Iannacone, Macchi cittadino onorario. E con questo possiamo chiudere la nostra uh, rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto. Queres sentir-te? <fírus>